Fratak. Sono sicuro che non verrà nessuno. Hai ragione, sacristan, ma spero che il suono della campana dia un po' di conforto a quella povera gente. Dobbiamo fare quello che possiamo per tenere viva la loro speranza. Ci può essere speranza con quel tiranno, il principe Giovanni, che tassa il popolo fino all'ultima goccia di sangue. Eh sì, e la cassetta dell'elemosina è come la nostra chiesa. Vuota. Fratak, noi abbiamo risparmiato questo. Non è molto, ma vi prego, prendetelo per i poveri. Il vostro ultimo soldo. Oh, sorellina, nessuno farebbe più di così. Dio mi benedica entrambi. Noi lo conservavamo per un giorno di pioggia. E adesso sta piovendo. Peggio di così non può andare. Salve, frate! Beh, sembra proprio che sia arrivato proprio al momento giusto. Che cosa vuole qui quel pancione prepotente? Bene, che cosa abbiamo qui? No, un momento, sceriffo! Quello è un'elemosina per i poveri! Ne sono convinto, per questo glielo do per il povero principe Giovanni. Tutto fa, anche se poco. Rimettetelo subito là! E sua maestà vi benedirà con tutto il suo cuore, sorellina. Brutta canaglia di un ladro! Ehi, calmati, frate! Io faccio solo il mio dovere. Prelevando le tasse per quell'arrogante, avido e spietato, malvagio principe Giovanni! Senti, frate, a te piace predicare. Finirai a predicare col collo del tricampio nel boia! Fuori dalla mia chiesa! Fuori! 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 Santo cielo! Vuole tasse? Va bene! Te ne darò io le tasse! Dagli le sabbie! Dagliele! Sei in arresto per alto tradimento della corona! Non è vero! Oh no! Tu non piangere, mamma! Ogni città qualche guaio ha, ma qua e là c'è serenità, ma non a Nottingham.